Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Quest'oggi parleremo di un dettaglio davvero molto importante che però, come sapete, possono davvero trasformare la vostra creazione. Se particolare potranno renderla un po' più delicata, oppure se eccessivamente semplice potranno darle un tocco in più davvero di originalità. Quest'oggi parliamo di bottoni, ma di una categoria in particolare, perché come sapete sul nostro sito ce ne sono diverse. Oggi diamo uno sguardo a madre natura. Parliamo infatti di bottoni ecologici riciclati. Iniziamo dai bottoni Save da 30 e 20. Vale a dire, parliamo di bottoni in cotone riciclato, ecologico, dall'effetto, come potete vedere, un po' vintage, con questa cucitura sul bordo, davvero, poi sono molto, hanno un effetto molto vellutato al tatto e sono molto confortevoli. Per quanto riguarda le dimensioni, questo ha un diametro di 30 mm, mentre questo ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda invece l'altezza, parliamo qui di 4 mm, mentre invece qui di 3 mm. Davvero molto originali. Vediamo adesso quelle che sono le varianti di colore presenti sia nei save da 30 che nei save da 20 mm. Allora, qui davvero, insomma, ecco, ce ne sono di diverse varianti. Come potete vedere ci sono dei colori pastello, dei colori un po' più scuro, ma davvero questo effetto vintage li rende unici. Questa variante qui è la variante verde. Proseguiamo con quella arancio, avio, mela, antico, nero, panna, presente solo nella versione da 20 mm, e concludiamo con rosa e terra. Proseguiamo invece adesso con il cocco smaltato. Allora, questo bottone in cocco naturale ecologico smaltato lucido ha queste dimensioni, 23 mm di diametro per un'altezza di circa 4 mm. Vediamo adesso le varianti di colore presenti. Allora, qui abbiamo invece arancio, blu, grigio, mela, rosso, un bel rosso scuro, verde e viola. Parliamo invece di questo, il bottone, come ovvio, insomma, come ben evidente, cocco naturale. Allora, naturale, anch'esso ovviamente ecologico ed ha queste dimensioni. La dimensione, come potete vedere, insomma, ecco, visibile anche confrontandolo direttamente sulla mano, è di 50 mm, quindi ben 5 cm per un'altezza invece di 4 mm. Parliamo invece adesso di una vera e propria opera d'arte, vale a dire del bottone Klimt. Parliamo sempre di un bottone in cocco naturale ecologico con stampa UV. Ci sono ovviamente figure floreali che richiamano proprio ai famosi quadri di Klimt, con questi accostamenti di colore in tinta davvero unici, disponibile in quattro varianti di colore. Vediamo quali. Le varianti di colore sono quattro, vale a dire il blu, il nero, porpora e verde. Parliamo invece adesso del bottone Shell, una vera e propria chicca. Credetemi, dal video, per quanto si possa vedere in maniera evidente, non rende comunque giustizia alla sua bellezza. Parliamo di un bottone madreperla 100% naturale, realizzato con gusci di conchiglia dalla forma quadrata con angoli smussati. Le misure sono queste, 20x20, e l'altezza, vedete, un po' spessa, ma comunque, insomma, ecco, fa notare, fa risaltare ancora di più la particolarità di tutti i dettagli presenti all'interno di questo bottone, ed è di circa 7 mm, davvero unico. E adesso invece andiamo su un classico, vale a dire il bottone legno naturale. Un bottone appunto in legno naturale ecologico, utilizzato tranquillamente per abbellire qualsiasi abbigliamento o accessorio. Le dimensioni sono 38 mm di diametro per un'altezza di 3 mm. Parliamo invece adesso del bottone cocco, questa volta però con una variante. Infatti vedete, da un lato vi è la parte in cocco naturale, dall'altra invece è smaltato lucido. Eccolo qui, cerchiamo attraverso le luci di farlo vedere al meglio. Parliamo di un bottone in cocco naturale, ovviamente ecologico, smaltato lucido, che ha queste dimensioni, 23 mm di diametro per un'altezza di 4 mm. E concludiamo con questi, i classici ma anche richiestissimi bottoni in legno alamaro
da 30 e da 40. Sono bottoni in alamaro, appunto in legno, con due fori. È la classica olivetta proprio semplice e pulita che serve proprio per chiudere al meglio in modo unico i propri capi di abbigliamento, ma anche gli accessori. Questo misura 30x10, eccolo qui, questo qui, misura 30x10 con fori da 5 mm, mentre invece questo misura 40x12, sempre mm, con fori da 6 mm. Li avete visti, ce ne sono davvero tantissimi, di forme diverse, ognuno con una caratteristica davvero molto particolare, da quelli vintage a quelli naturali, a quelli più classici, a quelli che richiamano l'arte, a quelli con le conchiglie. Ce ne sono davvero di ogni forma e di ogni colore, pronte ad accontentare tutti i vostri gusti. Non mi dilungo ulteriormente perché tutto ciò che c'era da dire sui bottoni lo avete visto e lo avete sentito. Quindi cosa dire se non di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, di essere quindi costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli e le nostre rubriche, e cos'altro aggiungere se non che ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao!